Signori, benvenuti di nuovo su Cyberpunk. Questo è l'episodio 8. È da un po' che non porto Cyberpunk, avete ragione, ma non ho avuto proprio il tempo tra RP, tra bordelli, Dead Space, cazzi, altri giochi che sto facendo. Non ho avuto il tempo. Allora, eravamo arrivati nell'episodio precedente che abbiamo fatto tutto quel delirio, cercare di prendere il chip nella base degli Arasaka. L'abbiamo preso, è morto purtroppo il nostro carissimo Jack Will. È morto e abbiamo scoperto che il chip che abbiamo in questo momento in testa, che tra l'altro ci sta uccidendo man mano, in poche parole ce l'ho detto, ci restano pare poche settimane per come mi ricordo, e praticamente non è altro che dentro il nostro corpo c'è un assassino spietato che sarebbe questo Johnny. Noi dobbiamo cercare il modo di togliercelo. Abbiamo la missione principale che appunto ci fa uscire dall'appartamento e vediamo ora cosa possiamo fare. L'unica cosa che dobbiamo fare attualmente è che siamo, come vedete, senza niente equipaggiato e avevamo un bordello di roba che dobbiamo vendere, dobbiamo fare un casino. Quindi io adesso vi faccio un taglio, creo un po' un paio di outfit, quindi vi faccio un bel taglietto e mi spippolo un po' di roba qua. Ok, questo qui è il nostro personaggio, queste sono le armi che abbiamo attualmente, ho venduto tutto il possibile, per adesso siamo conciati così, ma è il meglio che abbiamo per adesso. Ok, io direi di farci un bel salvataggio in modo da salvare tutto quello che abbiamo fatto finora, perché sennò queste cose le dovremo rifare. Ok, dobbiamo uscire dall'appartamento, vediamo che succede. Oh, ci chiama Takemura. Takemura, dobbiamo vederci. Vieni al Tombstein. Non posso. Mi reggo a malapena in piedi. Se ricordi, ti ho salvato la vita. È il momento di restituirmi il favore. Non mi sono ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. E allora? Se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. Per me, la parola di una persona va bene. Tom Steiner, ti aspetto. Dici così perché non ne hai nemmeno uno in tasca. Nemmeno tu? Vero? Bene, io almeno. Vabbè, allora dobbiamo andarci, ragazzi, dobbiamo andarci. Voglio dire di farlo subito, in effetti lui ci ha salvato la vita. Barry, lo sappiamo che ci sei. Siamo qui per aiutarti. Non avete un cazzo di mandato! Basta stronzate! Minchia, qua è... Però è bello, raga. Quanto è animata sta città. Cioè... La cosa peggiore di questo posto. Mi stupisce che tu cammini qui e ci sono dialoghi ovunque. Gente che si allena, gente che compra roba. Guarda qua. Qua c'è ancora quello degli incontri. Vediamo se mi ha preparato un altro incontro. Cos'hai? Che cosa hai da vendere? Tra io. Solo roba di qualità. Io a livello di roba proprio non ho niente. Dai, sai che ti dico? Io venderei sia questa. Quanto vale? Vabbè, sti cazzi, lo vendo. E pure la mitraglietta. Sì, tanto usiamo questa mitragliatrice leggera. Pompa ce lo teniamo. E poi non ho più niente in teoria da vendere. Ah, sì, c'ho gli abiti, questi qui che non li uso. Queste in teoria sono cianfrusaglie. Sì, queste possiamo venderle tutte. Vendi cianfrusaglio. Perfetto. Bene, abbiamo 5600, che sono pochi in teoria. Non voglio spendere per il fatto che abbiamo quell'incontro lì che dovevamo fare. Hey, non ti vedevo da una, due, parecchie settimane. Pensavo avessi lasciato la città. Ha avuto qualche problema, sì. Qualche problema, le solite cose. Scommetto che ti serve qualcosina, che ne dici? No, vabbè. La prossima volta forse. Oggi vado di fretta. Vuole vendermi qualcosa. Ok, andiamo all'ingresso. Salve, sono Erif Iqbal di WNS News. Comunque, cioè veramente sto gioco mi ha sorpreso. Io spero semplicemente di trovare un punto dove, come si dice, perché ancora non ho ben capito come funziona il gioco, no? Una delle cose che mi delude, se vi devo dire la verità, di questo gioco, che però che forse è una cosa che dipende da me, attenzione, però non mi piace molto il fatto che non riesco bene a sparare qua, a fare determinate cose. C'ha dei comandi un pochino strani a livello di mira.
Cioè, più che altro non i comandi, ma proprio le sensibilità che sembrano un po' tutte storte, strane. Va bene, allora dobbiamo andare lì da Takemura, raga. Io direi di chiamare... Porca, potrei sbaglio, tasto, Cristo. Ah, non abbiamo l'auto per adesso. Minchia, siamo a piedi, sti cazzo. Vabbè, ci vediamo lì. Ehi, lo so che hai del cibo, dammene un po'. Vaffanculo, bimbo di merda. C'è altra roba, delle carte, tu. Prendi, vediamo tutto. Guarda che bel localino qua. È fantastico, raga, proprio a livello di ambientazione sul gioco. Siediti. Non hai un brutto aspetto. Tu un po' meno. Quella volta in macchina, non pensavo che ci avresti fatta. Ma appunto, perché mi hai aiutato? Perché mi hai aiutato? Mi servivi vivo, questo non è cambiato. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Cazzo, quindi la stai cercando? Perché credi che sia scappata? Hai detto che Parker poteva aiutarti a rimuovere il relic. Lavora per una corporazione? Porca puttana, raga, avrò premuto per sbaglio il tasto del pad. Stavo facendo una sigaretta, che cazzo, penso di aver saltato un dialogo. Non c'è tempo da perdere. Allora, fai troppe domande. Fai proprio un sacco di domande. Hai molte cose interessanti da dire. Forse tocca a te dire qualcosa di interessante. Appunto. Ho intenzione di punire Yorinobu Arasaka per il crimine che ha commesso. Ah, quindi lui lo sa. Però io, bravo. Io piacerebbe ascoltarti, ma voglio cercare di immedesimarmi nel personaggio. Io in questo momento sto morendo. Mi dispiace non poterti aiutare. Non ho tempo da perdere. Per cui... aspetta, ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Cerchi giustizia a Night City? Cerco vendetta, molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E quindi? Entriamo nel quartier generale della Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità, non se ne parla. Ah, un ABD potrebbe essere un'idea invece. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il relic. Una tecnologia della Arasaka. Tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Cazzo. Di che tipo di persone parliamo esattamente? Persone che hanno a cuore la Arasaka. Gli preme. Persone interessate alla crescita stabile della corporazione. Persone come Anders Selman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dalla Arasaka e li ha traditi. Cazzo stai facendo? C'è la TV? Hanako-sama, che è quella?
Hanako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fottuta feccia dell'Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando! Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. Certo, lui era tipo una guardia del corpo degli Arasaka, quindi, cioè, capito, d'impulso reagisce nel difenderli. Ah, Tom è una brava persona. Tom è un tipo a posto, è solo che non ha peli sulla lingua. Mi ricorda mio padre. Anche lui ha lavorato in cucina per tutta la vita. Ah, secondo me è una brava persona sto Takemura comunque. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno, nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Con un po' di fortuna, rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo. Va, fantastico. Vuol dire Yorinobu Arasaka. Bravo. Quella Parker non ti aiuterà. Intanto me la trombo. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. No, il lato B devo cercare, non il piano B. Vai a fare il culo. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo l'Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. È, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Perché stai cercando Hellman? Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Ok, ha capito che eri un corporativo. Non sai parlare, esatto. Lui non è da strada, non è come noi. Vuoi dire che lavoravi per Saburo e non sai comunque trattare con le persone importanti? Non voleva avere niente a che fare con l'uomo accusato di avere ucciso Saburo Arasaka. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Bene. Che cazzo è questo? Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dagli amici. Quando i miei contatti nella Arasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. No. Questo è il bastardo che abbiamo dentro. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari.
Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Ma io non mi fido. Perché dovrei fidarmi di te? Spiegamelo di nuovo. Fidati, non fidarti. Non me ne frega un cazzo. È l'ultimo dei nostri problemi. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà, tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi. Mamma mia, raga, ma quanto è bella sta roba. Allora, la situazione è molto chiara, praticamente. Intanto Takemura ha dei contatti negli Arasaka e praticamente è stato accusato lui di aver ucciso Saburo Arasaka. Quindi in un certo senso lui vuole vendetta e vuole cercare di far capire che in realtà il colpevole è Yorinobu, il figlio di Saburo. Quindi il nostro scopo sarà cercare delle prove. Intanto gli unici, diciamo, le uniche mete che abbiamo per trovare questa informazione è cercare di rintracciare Evelyn, anche perché io penso che per trovare una prova, dato che noi eravamo nascosti dentro la colonna della stanza, abbiamo visto la scena, se riusciamo a creare una BD come quella che abbiamo vissuto da Evelyn, potrebbe essere secondo me una cosa incredibile per avere la prova di quello che abbiamo visto. Quindi non lo so, io direi di provarci. Abbiamo un casino di missioni secondarie, tra l'altro, che ci hanno dato. Io per adesso... Si levi dai coglioni. Ci stanno dando un mare di missioni. Io per adesso andrei a vedere quali sono queste missioni. Ecco, vedi, ne abbiamo circa 6 miliardi. E quella principale dovrebbe essere questa qui, vai all'Afterlife, mentre queste qui sono secondarie. Però ne abbiamo un'altra secondaria. A cercare Evelyn nell'Izibar e io andrei proprio lì. Quindi pinghiamo il punto e cerchiamo di fottere un'auto, però magari non in un luogo così pubblico. Tanto noi siamo senza soldi, io non so se conviene rimuoverle in pezzi le armi come sto facendo io sempre oppure venderle, perché comunque valgono poco. Guarda che cazzo di pubblicità. Dove cazzo stiamo andando? Non c'è un'auto. Oddio, sì, qui nessuno si sgama. Allora, prendiamo questa carriola qua, scassina. Oddio, è una carrioletta, raga, guardate, è tipo il carrello dell'Eurospin. Ehi, guarda. Ok, siamo arrivati. Voglio vedere diverse cose. Allora, intanto, mamma mia, ma quanto fa cagare, raga, veramente è un carrello. Allora, intanto voglio vedere, queste qui sono delle gang, tipo. Manna Mox. Ah, sono le Mox prostitute, quindi. Direi che non c'era bisogno di analizzarle per capirlo. Ok. Beh, andiamo da all'Izibar. Chiuso. Vaffanculo. Ehi, hey, non ti ho già visto da queste parti. Sì che mi hai visto, fammi entrare. Ho una buona memoria per le facce. Il bar è chiuso, mi spiace, Chum. Devo parlare con Evelyn Parker. Al momento non c'è. In effetti è un po' che non viene qui. Sai dove posso trovarla? Non sono la sua amichetta del cuore. Chiedilo a Judy. E dove trovo Judy? È qui? Scendi le scale. Avverto Judy che stai arrivando. Oh, grazie. Non mi aspettavo che mi aiutassi. Non combinare casini, ok? Ricomincio da capo. Cos'è che vuoi che facciamo? Inculcargli un po' di buonsenso. Se non funziona, non so, usate il piombo. Non mi importa, voglio solo la mia stanza. Chi è questa qui? Joy Toy. Mi ha detto che era una occupazione, una Joy Toy. Mi ha augurato una buona vita e mi ha sbattuto la porta in faccia. Non ho un posto dove dormire stanotte. Ma hai ancora il tuo corpo, no? Lavora. Credi che non lo faccia? Ogni yen che guadagno finisce in potenziamenti. Così mi sono detta, al diavolo! E ho preso un chip da donna.
Sono andata a Clouds, ma mi hanno detto che non assumono. Allora, era un dialogo interessante. Devo scendere scala. Che cazzo è quello? Da Matteo? Ok. Scendi le scale. Pare chiuso. Che cosa vuoi? Affacculo, Matteo. Judy si sta rendendo ridicola un'altra volta. Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere qui. Lascia stare, è un amico di Judy. Dai, coglioni. Hai finito con quel bagaglio? Smettila di mandarmi qui tutte le joy toy che incontri. Che diavolo dovrei farci? Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti del tuo ospite. Ah, i joy toy era quella... Suze, non abbiamo ancora finito. Sì, che abbiamo finito, cazzo. Quella non, le joy toy era quella che parlava prima. Quindi tipo un'altra... E tu che vuoi? Allora, sto cercando, era il tuo capo? Sembra che Suzy sappia cosa vuole. È il tuo capo? Sei venuto fino a qui per farmi domande sulle Mox. Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle, è importante. Perché cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Sai com'è andato il colpo? Vuol dire che le hai parlato. So che hai mandato tutto a puttane, che hai fatto ammazzare tutti i tuoi ciumba. Davvero pro. Oh, vaffanculo. Mi sono beccato del piombo anch'io. No, oh, poverino. Un rischio calcolato per voi mercenari. Certo, ho corso un rischio, come tutti. Ma è stata Evelyn a metterci in quella situazione. Sapeva fin dall'inizio a cosa andava incontro. D'accordo. A quanto pare siamo tutti in questa merda. Dove te la sei messa? Perdonami. Ma sei disperato. Te lo si legge in faccia. Ok, diciamo che sono abbastanza nella merda. Il biochip che abbiamo rubato mi sta uccidendo lentamente. Che cazzo? Evelyn mi ha commissionato il lavoro, quindi potrebbe sapere come fermare il processo. Per questo devo sapere chi l'ha assoldata. Diciamo che ti credo. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. La cercherai lì. E dove si trova? L'indirizzo è sul portasigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Mega torre. Gran lusso. Ok. Oh, grazie, Judy. Prima o poi ti faccio toccare tutto. Aspetta. Cosa? Fammi sapere come sta. Ok. Ah, ok. Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, Vi. Preoccupata anche lei. Una oh, porca puttana. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi facciamo un salto a questo Clouds? E perché no? Allora, per come ho capito, ci sono tipo, anche a livello di prostitute, ci sono tipo dei gradi, no? Per esempio il più basso potrebbe essere, per come ho capito, queste joy toy, no? Di quella ragazza che era lì all'inizio, nella sala di ballo, insomma. Latri di chip, come proteggere. Queste sono tutte informazioni che poi io mi andrò a leggere. Mentre dopo potrebbero, volendo, classificarsi le Mox. E forse dopo ancora addirittura le Doll. Il club è chiuso. Non hai nient'altro da fare. Ah, questa è Suzy. Hai avuto uno scambio acceso con Judy. Di che si trattava? E perché sarebbero affari tuoi? Vuoi annoiarmi con un bel sermone sulla responsabilità verso gli altri? Prego, il pulpito ti attende. È una Mox anche lei. Sono solo curioso. So una cosa sulla curiosità. Non porta un cazzo, a meno che tu non abbia i pugni e il fegato per sostenerla. Aiuti le prostitute. Ho saputo che date una mano alle prostitute. È una storia antica. E come tutte le storie, si tinge di sangue. C'era qualcosa su una rivolta. Una joy girl ammazzata da un Tiger Claw. Non era la prima, solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La gente ha perso la pazienza. È scesa in strada, con i pugni alzati.
Prostitute, papponi, reietti, l'intero carrozzone degli emarginati. È così che sono nate le Mox, ma è acqua passata. Ora facciamo affari, non beneficenza. Non posso aiutare chiunque in questa città, devo pensare a noi, le Mox prima di tutti. Vabbè. Lascia perdere, Evelyn. Ammettilo. Sei qui per i virtù di Judy, vero? Roba di pregio, parola mia. Minchia. Non sono male, dai. Non c'è nessuno meglio di Judy. Taglia i virtù come se fossero diamanti. Puoi dirlo forte. È finito? Comunque anche tu, nonostante si è fatta di plastica. Due botte. Bene. Vediamo se c'è ancora la nostra auto. Sì. Ehi, guarda. Cazzo è? Chi è che mi chiama? Mi chiamano Mr. Hans. Se cerchi lavoro a Pacifica, chiamami. Sono V. Ma come? Niente piacere di conoscerti. Sono davvero onorato di conoscerti. Se cerchi lavoro, chiamami. Ma che cazzo è questo? Ragazzuoli, io direi Ehi, di... guarda. Cosa? Che cazzo stai... dove? Ah. Che cos'è? Guarda che roba. Lo vedi anche tu, vero? O sono completamente pazzo o sto avendo un momento mistico. Com'è che si chiama quella tipa, quella con i capelli... Misti? No, credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor. Magari chiedo entrambi. Ok. Raga, io direi di salutarci qui per questo episodio. Magari un episodio più breve, ma siccome è pieno di dialoghi, se vado ancora avanti e ci saranno altri dialoghi, finisce con un episodio di un'ora. Quindi è meglio, diciamo, capire le cose passo passo. Quindi in questo episodio abbiamo ben capito intanto che magari anche a livello di queste ragazze, no? Di queste... c'è, ci sono dei gradi. Porca puttana, ma che cazzo di macchinetta è? Ok, pensavo che era dentro. Quindi abbiamo capito che ci sono dei gradi e soprattutto abbiamo capito che Evelyn in qualche modo cerca di scappare da questa merda. Quindi dobbiamo trovarla. Abbiamo capito che lui forse vuole passare dalla nostra parte, forse perché comunque ha capito che non ha senso lottare con me, che sto morendo. Quindi sempre se lui vuole raggiungere anche i suoi scopi, è bene che ci tenga in vita a noi. Quindi ci sta. Ci sta come roba, quindi io non mi fiderei comunque. Signori, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk. Vediamo, io in vostra assenza provo a farmi in caso qualche secondaria qua e là. Vediamo se riesco un po' anche a di nuovo riabituarmi ai comandi e a tutte le cose. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, bene mie.